c'è troppa gente sul marciapiede e non c'è distanziamento. I vigili, poveraccio, quanto possono fare? Cioè, se ne vanno via e restiamo da capo 12, ma ci sono anche macchine in seconda fila, alta densità di circolazione. Già c'è stato un incidente con uno con un motorino addirittura qui davanti al gazebo, ma non è possibile. Loro devono mettere nelle apposite piazze, ma non è che ci vogliono intelligenza. Qui c'è una piazza libera, ci sono due farmacie, mettono un gazebo da una parte, un altro da una parte, chi vuole fare i tamponi si li fa dire senza recare danno alle attività commerciali. Cioè, anche questo è un problema, eh. Noi abbiamo chiuso 3 mesi, più io sono 7 mesi, anzi, a me me l'hanno messo addirittura di fronte il negozio, è stato spostato il 21 dicembre, causandomi anche dei seri danni. Ma a me i danni chi me li paga? Ma è una protesta di tutti i commercianti questa. Se lei va al bar, ma anche il bar qui all'angolo, anche lui è d'accordo. Qui per esempio c'è uno studio medico che si incrocia con quelli che fanno il padiglione Covid. Cioè, praticamente fanno la fila a destra e a sinistra con rischio di contagio. Cioè, ma non si può andare avanti così.